Franco Costantini e sono responsabile dell'associazione Partigiani di Narni. Dicevo questa cosa che è molto importante per mantenere vivo il ricordo di quegli anni terribili, ricercare i testimoni, le persone che in quei tragici momenti erano presenti di persona, e quindi più delle conferenze, più dei cenni storici che sono pur importanti, i testimoni hanno un valore inestimabile. Noi abbiamo questo compagno, questo amico che si chiama Alfredo Pedrini, che in quegli anni era giovanissimo, era un ragazzo, però è molto ancora lucido nella memoria e quindi può portare delle testimonianze che sono necessarie e E noi andremo a importanti. trovare, quindi dove lo possiamo trovare? Allora, Pedrini Alfredo lo potete trovare sulla strada che dalla trattoria della Madonna Scoperta verso Borgheria, e lui è titolare, gestisce questo campeggio. Sono Alfredo Petrini, classe 1933. All'epoca con la mia famiglia eravamo sfollati qui a Villaggio Santa Maria di Poggio di Otricoli e ero con i quattro partigiani, due siciliani, Costorella Orazio e Di Blasi Gaetano, tale Carlini Mario di Narni e Barabba Giovanni. Barabba Giovanni era vestito da paracadutista, aveva la tuta mimetica, un basco, e costantemente nella cintola aveva una bomba anticarro. Al sopraggiungere del postale di linea Terni Calvi, i partigiani notarono che all'interno c'era un tizio armato di moschetto, al che lo fecero scendere. Gaetano lo prese immediatamente, lo mise qua, alle spalle di un grande ulivo, caricò il fucile mitragliatore e lo avrebbe ucciso. Oh, solo che intervenne il Barabba e con questa frase: Gaetano, non lo fare, altrimenti ti faccio fare la fine sua. Gaetano, adiratissimo, ubbidì, scaricò il fucile mitragliatore. Ancora ho nelle mie orecchie lo sferragliamento sia della carica che poi della scarica. Fecero risalire il tizio, che si presume fosse il comandante del GNR di Terni, tale Faustini Junio, e quindi spararono una rivolverata in aria e il postale continuò la sua strada. Trascorsi un paio di giorni, i partigiani erano in attesa di un'incursione fascista e quindi erano predisposti e preparati. Si trovavano nel caseggiato di Poggio un pomeriggio quando iniziò uno scontro a fuoco e
La brigata partigiana era la brigata Manni. Sì, brigata Manni, battaglione Garibaldi. Antonio Gramsci di Terni. I partigiani praticamente nello scontro ebbero, purtroppo, dopo un giorno, forse due, la sera vennero un gruppo di fascisti e ci fu uno scambio di colpi d'arma da fuoco tra i partigiani che erano nascosti nel villaggio Poggio di Otricoli e i fascisti che erano lungo la strada provinciale. Mi trovavo in questa strada, proprio qui nella curva, arriva un fascista in bicicletta con il partigiano Gentili Elio di Neramontoro di Narni. Elio lo fermò, lo prese, lo riempì di botte e poi lo rimise seduto sopra la sella della bicicletta, le dette una spinta di partenza e dicendogli: vai a Narni e racconta il tutto a quei testa di cazzo dei tuoi camerati. Mi trovavo proprio in questo luogo, probabilmente era la sera nella quale avvenne lo scontro tra fascisti e partigiani. Questo giovane era in fuga, mi disse: io sto fuggendo, se arrivano e ti chiedono dove, che direzione ho preso, non dire che sono andato in questa direzione, ma dire di che sono andato da questa parte, perché lì c'era tutto bosco. Dopo 2, 3, 4 minuti arrivarono i fascisti, mi chiesero se avessi visto qualche persona. Mi ricordo benissimo, questo ragazzo tira fuori il portafoglio, mi voleva dare dei soldi. Era della carta moneta. Io rifiutai, dissi no, non li prendo. E questo ragazzo ha continuato la sua corsa e i fascisti hanno preso questa direzione. Quindi il ragazzo era un partigiano? Probabilmente gli sono stato uno. Un ribelle? Sì, era un ribelle del quale potrei fare anche un presunto nome. Marinelli Edemondo, che poi era il personaggio che accoglieva e esaminava i ragazzi che intendevano andare in montagna. Io abitavo in quella casa lì. Ok. A tempo di guerra. E qui c'era una famiglia che ospitava un partigiano.
perché questa famiglia c'aveva una ragazza carina che forse simpatizzava con questo partigiano. Ho capito. E allora lui circolava da queste parti. E come si chiamava questo partigiano? Gaetano Di Blasi. E Gaetano Di Blasi è stato il giorno avanti del 2, prima di morire, l'intera giornata sopra quel tetto sotto, con il cuffiale va giovanni che te. Gaetano, o il giorno avanti o due giorni avanti, prima di morire, avendo avuto una notizia che forse sarebbero arrivati i fascisti e percorrendo la strada provinciale, dal tetto era in una posizione ottima per il suo fucile mitragliatore e è stato tutto il giorno a aspettare. Mi ricordo. Di dove era originario? Di Calatafimi. E mi ricordo anche. Comune di Calatafimi. Calatafimi, Trapani. E mi ricordo che quel giorno mio padre aveva recuperato un maialino di contrabbando. Ma voi eravate una famiglia di antifascisti? Sì. E aveva recuperato un maialino di contrabbando e c'era un tizio che stava lavorando questo maiale, quindi preparava salsicce, prosciutto, lo sistemava per poi essere, diciamo, mangiato. Certo, ma contrabbando inteso, insomma. Contrabbando perché allora non si poteva trovare. Ecco, perché non si poteva, non c'era, diciamo, non era possibile. Non era possibile, no, contrabbando, ecco, certo. Al negozio. Ecco. Un amico di campagna ce l'aveva venduto. E mio padre era lì a casa quando Gaetano ci chiese se poteva mettersi con il suo mitra sopra il tetto in attesa dei fascisti che passassero. Mio padre accettò di farlo stare, però gli disse Gaetano, però non vorrei che venendo ci portano via il maialino. Gaetano rispose, non ti preoccupare, se vengono qui alla porta non ci arrivano vivi. In quella casa la mia famiglia siamo stati ospiti durante lo sfollamento.